Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Signore Gesù, ti preghiamo, mandi tuo Santo Spirito perché la tua parola viva, vera, quella che sostiene il mondo sia nel senso della creazione, sia nel senso della salvezza e della redenzione, questa parola possa risuonare in mezzo a noi in tutta la sua potente ed efficacia. Per Cristo nostro Signore. Vediamo. Allora, noi stiamo leggendo il libro della Genesi, non stiamo leggendo dal punto di vista semplicemente storico, culturale, con i generi letterari, cose di questo genere, stiamo leggendo come una parola di Dio viva, che ci parla, che ci interpella alla nostra esistenza. E abbiamo visto lo scenario dove si svolge la storia della nostra salvezza, il mondo e tanti altri particolari, la creazione dell'uomo e della donna, fino alla grande motivazione, la positività di questa creazione, che l'uomo e la donna e tutto quello che Dio ha fatto sono cose buone. E questa impronta positiva fondamentale di ogni cosa, neanche il diavolo, neanche la caduta originale riesce a rovinare. Vedremo adesso questa caduta nell'origine e nella storia personale di ciascuno, e cerchiamo di comprendere bene, alla luce della parola di Dio, che ci ha combinato lo spirito del male e di conseguenza cosa ha fatto Dio per poterci salvare. Andiamo subito a leggere Genesi capitolo 3, lo leggiamo tutto perché è molto bello e molto profondo. Premetto, capitolo 3 del Genesi, la caduta. Premetto che questo è un linguaggio molto semplice perché in antico, vi siamo diversi secoli prima di Cristo, le persone che sanno leggere e scrivere erano pochissime, quindi bisogna parlare in maniera molto semplice alla gente, ma nello stesso tempo trasmettere contenuti molto profondi e grandi. Ascoltiamo. Il serpente era il più astuto di tutti gli animali selvatici che Dio aveva fatto, e disse alla donna: è vero che Dio ha detto non dovete mangiare di alcun albero del giardino? Rispose la donna al serpente: dei frutti degli alberi del giardino noi possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che sta in mezzo al giardino Dio ha detto non dovete mangiarne, non lo dovete toccare, altrimenti morirete. Ma il serpente disse alla donna: non morirete affatto, anzi Dio sa che il giorno in cui voi ne mangiaste si aprirebbero i vostri occhi e sareste come Dio, conoscendo il bene e il male. Allora la donna vide che l'albero era buono da mangiare, gradevole agli occhi e desiderabile per acquistare saggezza. Prese del suo frutto e ne mangiò, poi ne diede anche al marito che era con lei e anch'egli ne mangiò. Allora si aprirono gli occhi tutte e due e conobbero di essere nudi. Intrecciarono foglie di fico e se ne fecero cinture. Poi udirono il rumore dei passi del Signore Dio che passeggiava nel giardino alla breccia del giorno. E l'uomo con sua moglie si nascose alla presenza del Signore Dio, in mezzo agli alberi del giardino. Ma il Signore Dio chiamò l'uomo e gli disse: dove sei? Rispose: ho udito la voce tua nel giardino, ho avuto paura perché sono nudo e mi sono nascosto. Riprese: chi ti ha fatto sapere che eri nudo? Hai forse mangiato dell'albero di cui ti avevo comandato di non mangiare? Rispose l'uomo: la donna che tu mi hai posto accanto mi ha dato dell'albero e io ne ho mangiato. Il Signore Dio disse alla donna: che hai fatto? Rispose la donna: il serpente mi ha ingannata ed io ho mangiato. Allora il Signore Dio disse al serpente: poiché hai fatto questo, maledetto tu tra tutto il bestiame e da tutti gli animali selvatici. Sul tuo ventre camminerai, polvere mangerai per tutti i giorni della tua vita. Io porrò nemicizia tra te e la donna, tra la tua stirpe e la sua stirpe. Questa ti schiaccerà la testa e tu ne siederai il calcagno. Alla donna disse: moltiplicherò i tuoi dolori e le tue gravidanze, con dolore partorirai i figli. Verso tuo marito sarà il tuo istinto ed egli ti dominerà. All'uomo disse: poiché hai ascoltato la voce di tua moglie e mangiato dell'albero di cui ti avevo comandato, non devi mangiarne,
maledetto il suolo per causa tua, con dolore trarrai cibo per tutti i giorni della tua vita. Spine e cardi produrrà per te e mangerai l'erba dei campi. Con sudore del tuo volto mangerai il pane finché non tornerai alla terra, perché da essa sei stato tratto. Polvere tu sei e in polvere ritornerai. L'uomo chiamò sua moglie Eva perché ella fu la madre di tutti i viventi. Il Signore Dio fece l'uomo all'uomo e a sua moglie tuniche di pelli e di vesti. E li vestì, scusate. Poi il Signore Dio disse: ecco, l'uomo è diventato come uno di noi, quanto alla conoscenza del bene e del male, che ora egli non stenda la mano e non prenda anche dell'albero della vita, e mangi e viva per sempre. Il Signore Dio lo scacciò dal giardino di Eden perché lavorasse il suolo da cui era stato tratto. Scacciò l'uomo e lo pose a oriente del giardino di Eden, i cherubini e la fiamma della spada guizzante, per custodire la via all'albero della vita. Bene, allora andiamo a vedere questa cosa. Questa è una parola scritta, ripeto, diversi secoli prima di Cristo, quindi siamo a circa 2500 anni fa. Vedrete come questa parola è attualissima per noi oggi, per ogni persona di ogni luogo della terra. E questa parola non soltanto racconta il peccato originale degli uomini, ma anche il nostro peccato originale e l'origine di tutti i nostri peccati, per quanti ne facciamo. Così è una parola di tutti i giorni. Il serpente. Che esiste il diavolo, questo è un dato di partenza. È così, c'è, punto e basta. Perché c'è? Perché Dio ha permesso che esistesse. Come è successo che da angelo è diventato un demone? Questo non ci interessa adesso. C'è e fa il suo lavoro. Qual è il suo lavoro? Vedete, il diavolo contro Dio non può fare niente. Non si mette a combattere contro Dio. Si mette a combattere con le creature inferiori a lui, noi uomini. Guardate, questo fatto di esistenza del diavolo è un punto che tuttora purtroppo è controverso. Vi sono quelli che pensano che credere al diavolo è come essere retrogradi mentali ed avere mentalità del Medioevo. Con la scienza nessuno più dovrebbe credere all'esistenza del diavolo. Uno scrittore cristiano, mi sembra Camus, ha detto che una delle astuzie meglio riuscite e più tremende da parte del diavolo di questi tempi è quella di averci fatto credere che lui non c'è. Di conseguenza agisce indisturbato. Non solo il diavolo esiste, ma ci sono tante persone che credono a lui più che a Dio e lo cercano, lo invocano per avere servizi, per gestire la vita personale degli altri secondo i propri voleri. Il diavolo quindi agisce a livello interiore e agisce a livello storico concreto nella vita di tutti quanti. Un piccolo approfondimento. Negli anni 60 era proibito parlare del diavolo. In campo cristiano parlo di teologi, parlo di vescovi, parlo di sacerdoti. Guai a chi diceva una cosa del genere, veniva tacciato di essere eretico. Chi ha ripresentato il diavolo come spirito, entità che lavora e fa danno nel mondo è stato Papa Paolo VI, che nel 1964 fece un discorso dove riaffermò l'esistenza del diavolo personale, come spirito, come persona. Fu una cosa per quei tempi innovativa, quando invece dal rito del Vangelo, in tutta la Bibbia è sempre stato così. Una cattiva lettura della Bibbia e una cattiva definizione teologica aveva portato a negare queste cose, e da lì in poi
1968 il documento della Congregazione della Dottrina della Fede su fede cristiana e demonologia, e poi tante altre cose fino ad oggi, e ancora però tutt'oggi, pochi rispetto alla massa credono l'esistenza del diavolo e sta attento al suo agire nel mondo. Allora, il diavolo è andato a parlare con Eva, comincio dalla donna. Il diavolo è uno spirito, viene raffigurato col serpente per il fatto che il serpente è una creatura viscida, fa schifo, ti morde all'improvviso, ti inietta un veleno che ti uccide, ma ovviamente non è il serpente il diavolo, come non è il maiale il diavolo, i nostri fratelli islamici dovrebbero capirlo. E il diavolo è uno spirito, quindi non ha corpo, esiste, e essendo spirito ha una natura superiore a quella umana. Nell'incontro scontro tra il diavolo e ognuno di noi, l'uomo in genere, l'uomo è sempre perdente in partenza. E torno a dire, per chi non avesse sentito, che ricordo, diciamo, un esorcista, che se Dio lasciasse libero l'ultimo degli angeli che compongono l'inferno, l'ultimo demone, il demone nel senso del più piccolo, il più piccolo nel senso messo a confronto di quei più grandi, dei capi, Satana, Lucifero e Belzebul, allora, l'ultimo di questi demoni, che sarebbe un folletto, una cosa rispetto ai capi inconsistente, questo qui sarebbe capace, ripeto, una volta che Dio gli avesse dato libertà di agire, di prendere la terra come una palla da baseball, di schizzarla contro il sole e nel giro di poche ore o pochi secondi, addio genere umano, l'ultimo dei demoni. Quindi rispetto agli uomini la potente spirito del male è infinitamente più grande. Mettersi a competere, a far battaglia, a dialogare con lo spirito del male significa essere perdenti in partenza. Quindi il primo errore di Eva è stato quello di aver accettato il dialogo col diavolo. Che significa oggi per noi? Che dentro di noi, in coscienza, non ti si dialoga col diavolo, non ti dialoga con le sue tentazioni. È un errore di fondo. Se lo facciamo, siamo già caduti nell'errore, siamo già presi dal laccio, dalla trappola che lui sta tendendo. Perché non ci si va a parlare col diavolo? Perché il diavolo è bugiardo. Gesù lo chiama nel Vangelo di Giovanni il padre della menzogna, cioè lui proprio la genera la menzogna. Lui la verità non la sa, non la può, non la vuole dire. È menzogna. Se uno ti dice le bugie, che ci pari a fare? Per farti riempire la testa di bugie, non ci puoi sapere niente di buono. Tutto quello che ti dice è tutto sbagliato, dall'A alla Z. Perché parlarci? Cosa serve intervistare in televisione un falsone, un ipocrita, uno che dice bugie? Quella persona non va intervistata perché dice bugie, perché è un falso, perché è il padre della menzogna. Allora il primo errore di Eva è stato quello di mettersi in dialogo col diavolo, accettarlo come interlocutore, come se da lui ci fosse qualche cosa da scoprire, si potesse raccogliere qualche notizia, qualche cosa, imparare qualche cosa che uno non sa. Infatti il diavolo comincia subito con la bugia. È vero che Dio vi ha detto non dovete mangiare di alcun albero del giardino? Questa domanda implica un trabocchetto, cioè il diavolo voleva che Eva rispondesse no, perché possiamo mangiare di tutti gli alberi del giardino meno che uno. Questo tipo di risposta significava far sorgere nella testa di Eva per la prima volta
l'attenzione verso quel ladro. Ma per questo perché non possiamo mangiare? Possiamo mangiare di tutti, perché ci ha proibito? Quindi se c'erano 10.000 alberi da frutto con frutti diversi, quei 9.999 non interessavano più. L'unico albero che interessava era quello proibito. Io ci ho fatto caso qua con il fatto dei matrimoni e della comunione ai divorziati. Finché la comunione è proibita, perché la Chiesa ci margina a noi, grandi battaglie, contro le proteste, contro le... Se uno glielo consente, oppure se i divorziati si regolarizzano, non fanno più la comunione, non gli interessa più. Prima gli interessava perché era proibita, perché la causa mi ha presa come arma per dichiararsi vittime, per protestare di fronte alla Chiesa retrograda. Quando è consentita non interessa più, perché è consentita, perché si può fare, e perché non deve fare se si può fare. Allora il diavolo sa mettere sempre l'attenzione su ciò che è proibito, a prescindere da tutto quanto il resto. Sul piatto della bilancia 9.999 alberi da frutto non pesano quanto pesa quello unico proibito. Interessa quello, gli altri zero. Allora il diavolo voleva che Eva rispondesse così, quindi Eva a bocca, già si è fatta fregare e non se ne accorge. Perché Dio vi ha detto che quest'albero non potete mangiare? Beh, dice, a noi Dio ci ha detto così perché se noi lo mangiamo moriremo. Ma che stai a dire, che stai a credere? Non è vero per niente. Attenzione, guardate, qui è tremenda questa cosa. Dio ti ha proibito di mangiare il frutto di quell'albero perché se tu lo mangi diventi come lui. Quindi Dio ti ha nascosto con una bugia una cosa meravigliosa, e per invidia tua, per tenerti soggetta, schiava, non vuole che tu diventi come lui. Dio ha dato ad Eva la lettura contraria a quello che Dio aveva dato rispetto a quell'albero. Quindi questa è una controcatechesi, è una parola di Dio al rovescio. Dio ha parlato e ha detto così, non è vero, Dio la vede perfettamente al contrario. Sarebbe a dire, Dio non è vero che ti vuole bene, se ti voleva bene ti aveva fatto mangiare quel frutto lì, te l'ho nascosto, Dio è invidioso di te, non ti vuole come lui, ti vuole piccino piccino, schiavo. Dio non ti ama, non ti ama. Dio non è buono. Il diavolo sta lavorando perché quella iniziale fede, quel iniziale credo di Adamo ed Eva verso di Dio si trasformassero in contrario. Invece di credere che Dio è buono, lui stava suggerendo ad Eva e poi ripreso ad Adamo che Dio è cattivo. Quando uno ascolta lo spirito del male, crede che Dio è cattivo. La bestemmia è l'espressione di questa cosa. Lui è colpevole che mi va male questa cosa qua. Perché? Perché Dio è parolaccia. E quando uno tira fuori questa cosa da sé, proprio sperimenta il male in azione dentro al cuore, attraverso poi la bocca che tira fuori la parolaccia di Dio. Allora, che cosa succede? La donna è, chiamiamo, inabitata dalla parola del diavolo che gli ha detto che quell'albero lì è una cosa meravigliosa. Comincia a guardarlo. Dentro comincia a sperimentare una attrazione, un desiderio verso quell'albero. Se lo mangio, che mi succederà?
che cosa bella. Allora, il peccato, non solo come una cattiva interpretazione di questo passo in passato, detto l'atto sessuale non è peccato, l'erotismo è peccato, l'atto sessuale no, i sette visi capitali sono peccati, la gola è peccato, il nutrirsi non è peccato, l'avarizia è peccato, la gestione dei soldi onesta nel lavoro non è peccato, e così via. Qualsiasi forma di peccato, prima che uno lo faccia, sembra una cosa bella, attira la persona, esercita un fascino interiore. Pare che se tu non fai quello, è come se fossi morto, non esisti. Non puoi non fare quello. Una volta che uno fa il peccato, consuma questa cosa, innanzitutto cerca di coinvolgere gli altri, tutti a fare quel peccato lì. La donna va dall'uomo e gli fa mangiare anche a lui il frutto proibito. La conseguenza di questa cosa qual è? Dice, aveva detto Dio, che se uno mangia di quel frutto muore. Allora, la prima forma di questa morte è che Adamo ed Eva si accorgono di essere nudi. Ma accorgi di essere nudi, che significa? Lo erano prima, non c'era nessun problema essere nudi. Adesso Eva si vergogna di essere nuda e di essere guardata da Adamo. Adamo si vergogna di essere nudo e di essere guardato da Eva. Nasce una problematica con la sessualità. E si devono coprire. Si coprono con le foglie, poi Dio fa i vestiti, li copre così. Non possono più stare nudi. Il nudismo, dopo il peccato originale, non può esistere più, perché è alterato il rapporto con la sessualità a causa del peccato. Vediamo bene questa cosa qua. Innanzitutto, è vero, e qui ci facciamo riferimento alla nostra esperienza personale, è vero che peccando si muore. Con qualsiasi forma di peccato, sia la bestemmia, la bugia, la ribellione, la cattiveria, l'omicidio, l'aborto, tutti i tipi di peccato che esistono, hanno tutti una unica conseguenza, la morte. Qui non si parla semplicemente della morte del corpo, si parla innanzitutto della morte interiore, o morte spirituale, o peccato mortale. Il frutto del peccato è uccidere interiormente la persona. Uno che odia invece che amare è vivo interiormente, è un cadavere che cammina, dentro è morto. Se non si ama, si è morti. Uno che non ama e che è morto interiormente può essere felice? Sarà triste. Se sta male perché è triste e cerca di ridere divertendosi, si diverte, finito il divertimento, triste da prima, triste torna ad essere, anzi l'angoscia sarà pure cresciuta. Non cambia. Ecco, se uno che sta male va dallo psicologo, cosa gli fa lo psicologo a uno che sta male interiormente? Perché non ama, perché odia, c'è risentimenti, non perdona, che cosa gli fa? Gli fa un'anamnesi di quando il passato, gli scopre tutto, non gli può cambiare il cuore, non può trasformare quell'odio in amore, quel risentimento in perdono. Male stava prima la persona, e sta male due volte, che sta male col portafoglio dopo che ha fatto la terapia con lo psicologo. Non risolve il suo problema. Il problema si risolve quando comincia ad amare, quando Dio gli trasforma il cuore dal cuore di pietra a cuore di carne. Allora, quando Adamo ed Eva peccano,
cominciano a sperimentare la morte. E adesso vorrei farvi capire che razza di dimensioni ha preso il peccato originale. Numero uno, Adamo ed Eva avrebbero subito il processo di invecchiamento e poi della morte del loro corpo? No, non peccando non morivano. La loro vita sarebbe andata avanti fino a un certo punto e poi, lo vediamo nella Madonna, un qualche cosa avrebbe trasformato il loro essere e avrebbe fatto diventare un essere dotato di vita eterna, superiore a quella del corpo. Allora, la morte fisica è entrata nel mondo non perché Dio l'ha creata, non esiste una morte naturale, anzi non esiste niente di più contrario alla natura che la morte, perché la distruzione della vita. Dio ha creato la vita, il diavolo ci ha messo la morte. Le malattie, che sono l'anticamera della morte, le ha fatte Dio. Dio, quando creò Adamo ed Eva, dice: mannaggia, mi è venuto male, questo c'ha diabete, quest'altro c'ha il tumore. Sbagliato Dio nella creazione? Adamo ed Eva li ha fatti perfetti. Le malattie, che sono l'anticamera della morte, con l'invecchiamento, causa numero uno della fine della vita fisica di una persona, sono venute a causa del diavolo, che ha fatto cadere in peccato Adamo ed Eva. La morte ha cominciato ad agire in loro e le forme attraverso le quali la morte fisica prende il corpo sono le malattie, da quelle più leggere a quelle più gravi. Qui stiamo parlando di corpo umano. La natura, quando Dio creò la natura, creò uragani, terremoti, maremoti, tifoni, eccetera, eccetera, i cataclismi della natura? No, la natura è perfetta. E dice San Paolo, capitolo 8 delle lettere ai Romani, che la natura stessa, schiava del male, geme e soffre come se fosse durante un parto, aspettando l'adozione a figlia di Dio. La natura attende che torni Cristo e faccia nuove tutte le cose, anche la natura. Quindi il peccato originale non ha avuto soltanto conseguenze sul corpo dell'uomo, ma sulla natura stessa. E il peccato originale non ha avuto conseguenze soltanto sul corpo dell'uomo, ma anche sull'anima dell'uomo. Soprattutto, ho detto prima, che il primo luogo dove uno sperimenta la morte è qui dentro. Mettiamo due che prima erano amici, litigano, uno dice: ecco, avevo ragione e l'ho dimostrata, e va via contento che ha vinto nel litigio perché ci aveva ragione lui. Quello lì, dopo questa litigata con quell'altro con cui ha rotto perché ci aveva, può essere felice? Siamo felici dopo che abbiamo litigato con uno, abbiamo vinto? No, perché vincendo per ragione di legge, per ragione di quella che ci va in testa noi, non amiamo la persona che abbiamo sconfitto. Abbiamo fatto giustizia, non abbiamo esercitato misericordia. Allora non siamo felici. Quella felicità effimera della vittoria è un inganno. La litigata con quella persona ci ha ammazzato interiormente. Usciamo fuori con la morte nel cuore. E ho detto, questo è così vero che nel mondo la caduta originale ha creato dei paradossi. Due persone, uno con la pistola, uno senza. Quello con la pistola, cattivo, spara e ammazza quell'altro che è innocente e non c'entra niente. Allora, dal punto di vista del corpo, uno
vive e quell'altro sparato muore. Dal punto di vista dell'anima, quello che ha sparato muore perché non ha amato ma odiato quell'altro, quello che è morto vive perché lo ha subito quel male innocentemente, non ha fatto cattiveria senso quell'altro. Quindi dal punto di vista del corpo muore quello che riceve il colpo della pistola e quell'altro vive. Dal punto di vista dell'anima muore quello che ha sparato e vive quello che è stato ammazzato. Il perfetto contrario. Allora, le conseguenze del peccato originale sono: numero uno, la morte spirituale; numero due, malattie e morte fisica; numero tre, il disordine nella creazione. Andiamo a analizzare un pochino più profondamente questa cosa. Allora, quando il diavolo dice ad Eva che non è vero che Dio le vuole bene, che Dio ha fatto un inganno, che vuole lasciare gli uomini piccoli, malamente, con un livello di vita infame, e ha nascosto il segreto della vita, e quindi loro devono peccare per poter vivere. Che cosa è successo? Che Adamo ed Eva a livello interiore cambiano nei confronti di Dio. Noi abbiamo in noi stessi, perché un tempo si chiamavano virtuti erogali, fede, speranza e carità. Virtus in latino significa forza, tre forze che ci uniscono direttamente a Dio. Allora, la fede non è una cosa del cervello. Guardate, se uno facesse un ragionamento matematico e tirasse le conclusioni, quindi Dio esiste, quel ragionamento non serve perfettamente a nulla. La fede supera la ragione, è più profonda e dà la stabilità del nostro essere. Io so che Dio è buono, punto e basta. Non c'è bisogno di un ragionamento che mi deduco che Dio è buono. È buono, basta. Un bambino non gli si deve spiegare perché i genitori lo amano. C'è nato dal grembo della mamma, lo sa che la mamma lo ama, punto e basta. E il papà pure. La fede ha come oggetto l'amore di Dio, che Dio è buono. Ma che cosa è successo? Quando il diavolo ha fatto tutto quel ragionamento ad Eva, ha agito nel senso che la fede di Eva diventasse il contrario. Eva ha creduto che Dio non l'amava. Chi non crede che Dio lo ama, crede che Dio non lo ama. Eva ha creduto che Dio non l'amava. Avendo creduto questo, significa che dentro lei è avvenuto un precipizio spirituale. Se Dio non mi ama, non è più mio padre, sono sola. Se Dio non mi ama, io non posso più attendermi niente di buono da Lui. Me lo devo creare da solo, devo fare io da solo. Se Dio non mi ama, questa luce diventa buio e la vita diventa brutta, perché non sono amato da nessuno. Allora vedete, il peccato originale ha posto nel cuore mio, nel cuore di tutti quanti noi, una, si chiama incredulità tremenda nei confronti di Dio. Una delle cose più difficili e che fa sudare più camicie a Dio di qualsiasi altra cosa nei nostri confronti è convincerci che ci ama.
E tante persone fanno peccati su peccati su peccati perché non credono che Dio li ami e devono andare a sperimentare la misericordia di Dio mille volte fino a quando si convincono che è così. Quando è che si conosce che una persona ti ama? Quando soffre per te. Ecco il sangue di Cristo sulla croce. Quel sangue rivela l'amore di Dio ai peccatori, a chi non ci crede che Dio lo ama. Perché dice: io ti amo, non è vero che tu mi ami. Poi muoio in croce per te, attraverso un fatto della vita. Allora la persona dice: allora era vero che mi amava, e io che ho creduto il contrario, ho peccato, ho sbagliato, mi ha fatto soffrire quella persona. Allora, dentro di noi si è formato il peccato contro la fede, la cosa più brutta, l'incredulità. L'incredulità, ancora una volta, non è frutto di un ragionamento. È un peccato, è una forza spirituale che abita dentro di noi. E sradicarla, se io vi parlo qui per 20 anni di seguito dicendo che Dio vi ama, non scalfisco manco un pezzettino dell'incredulità. Perché non è frutto di ragionamento, è una forza spirituale occulta che sta incarnata nel nostro cuore. Quella si sconfigge solo con un miracolo fatto da Dio, non con le forze umane. Capite cosa significa allora? L'incredulità significa credere che Dio non mi ama. La fede è credere che Dio mi ama. Allora l'opera del diavolo in noi è stata quella di creare in noi l'incredulità, di creare in noi il fatto che Dio non ci ama. Noi che siamo in cammino di fede stiamo sballottolati un po' qua un po' là. Quando le cose vanno bene Dio ci ama, quando prego Dio mi esaudisce allora mi ha amato, quando prego Dio mi guarisce allora mi ama. Ma se prego Dio non mi esaudisce, se chiedo una cosa Dio non me la fa, se le cose vanno male e soffro, non mi ama. Noi stiamo sballottolati in questa cosa qui, in questa alternanza. La fede della Madonna era una fede che qualsiasi cosa poteva succedere, Dio era sempre amore, punto e basta. E la sua vita è stata una manifestazione estrema di questa realtà, che se anche tu mi fai morire mio figlio in croce, con tutto il sangue che cola per terra e quello attimo per attimo, respiro per respiro, fino alla morte, tu Dio mi ami, punto e basta. Chi è che sa credere che l'amore di Dio passa anche attraverso la morte della persona più cara, quindi attraverso il dolore più tremendo? Eppure è così. La storia della salvezza dell'umanità, la storia della salvezza di Maria, stava passando attraverso la morte in croce del suo figlio, sotto i suoi occhi. E lei era chiamata a stare in piedi, a non impazzire di dolore, col fatto che Dio mi ama. È il diavolo che dentro ti soffia: ecco, vedi, se Dio ti amava, non permetteva che tuo figlio moriva così. Dove sta che Dio ti ama? Dio non esiste. Quello urla il diavolo quando uno soffre dentro di noi. Lui lavora perché la nostra fede diventi... Se uno crolla nella tentazione, non ci indurre, non permettere che cadiamo quando siamo tentati. Se uno cade quando è tentato, comincia a dire che Dio non esiste, che Dio è cattivo, che Dio non mi ama. E qui un signore che di mattina insicuro che diceva: tu credi in Dio? Guardate al bar, un discorso, no, Dio non esiste. Perché? Da quando ho visto mia sorella malata di cancro alle ossa urlare giorno e notte di dolore e morire così, Dio non esiste per me.
Ho chiesto se la sorella credeva, lei credeva. Anche soffrendo è morta con la fede. Lui che non ha sofferto, vedendo la sorella soffrire, è diventato ateo. È caduto in tentazione. La tentazione è quella di accusare Dio che attraverso quella sofferenza non stava amando quella persona cara, allora non esiste. Non esiste che non esiste l'amore. Ma per lui Dio esiste ed è cattivo. Allora, capite questa caduta cosa significa? Cadere in tentazione. Eva è caduta dove stava in un livello alto perché credeva, è caduta, non ha più creduto che Dio l'amava, cioè ha creduto che Dio non l'amava. E così è per la speranza. La speranza significa che tu, dalla persona che ami, che speri che c'è un futuro, ti attendi cose buone. Un bambino attende dai genitori tutto. Gli uccelletti nel nido attendono che la mamma gli porti da mangiare, sperano nell'intervento nutritivo della mamma o del papà. Se Dio invece non mi ama, crolla la speranza. Cosa attendo più da lui? Non è vero che Dio mi fa un futuro, non è vero che Dio mi crea una storia di salvezza. Non è vero che Dio mi realizza, devo fare tutto da solo. Il paradiso, quello terrestre, quello che mi costruisco io con le mie mani, col benessere, non quello che Dio mi dà. Per cui chi non crede non attende più niente da Dio, che è la cosa normale per tutti. Tutti non attendono più niente da Dio, fanno tutto da soli. La gente attende che lo Stato faccia qualche cosa per loro, non che Dio faccia qualche cosa per loro. È così l'amore. Se non è vero l'amore, che cosa è vero? Ecco, Eva e Adamo, se si amavano, che cosa gli importava se non coperti o non coperti? Si amavano. Lui cercava la felicità di Eva voleva la felicità di Adamo. Si amavano, stavano bene insieme, e amavano Dio. Dopo aver peccato, dopo aver creduto che Dio non li amava, allora loro non credevano più all'amore, non si amavano più l'uno con l'altro, non amavano più Dio. Dio per loro è diventato un nemico. Quando arriva Dio, che cosa fanno Adamo ed Eva? Si nascondono, perché è un nemico Dio, non ci deve manco vedere, si sentono sporchi. Se un bambino, quando torna a casa la mamma o il papà, gli ha detto mi raccomando studia, fai gli esercizi di matematica, metti a posto quello, poi quando torna il genitore non ha fatto niente, che è stato con la PlayStation a giocare, il ritorno dei genitori non è più un lieto evento, è una tortura, perché adesso quelli scoprono che io non ho fatto niente e mi rimproverano, mi mettono in punizione. La presenza dei genitori è di ostacolo. È una cosa che dovrebbero scansare via, che non arrivassero più. Allora Adamo ed Eva si imboscano, scompaiono. Adamo, dove sei? Che cosa fate? Prima lui amava Eva. La donna mi ha fatto mangiare il frutto. Diventa dito puntato contro. Adamo diventa accusatore di Eva. Ma come? Se prima l'amava, mo l'accusa. La colpa è la sua. Come fanno i bambini quando litigano? Tu hai cominciato tu? No, hai cominciato tu. Il dito puntato contro. Quando si interrompe l'amore nella fila delle persone, dito puntato contro. Sapete come si dice in ebraico puntare il dito contro una persona? Accusare? Satan. La parola ebraica Satan. Satana è l'accusatore, quello che dice tu sei stato tu, hai cominciato tu, la colpa era tua, tu non meriti niente, tu, l'accusatore. Quando uno si sente sotto accusa, perché uno basta che fa, non so, una tozzeria di qualche, vai un po' a dormire e fare le preghiere, non c'è il coraggio di alzare gli occhi al cielo, che si sente in colpa, non preghi.
pregherò domani, domani non preghi nemmeno. Perché sei in colpa? Perché dentro sentiamo un dito puntato contro, tu hai fatto questo, tu. È tremenda questa realtà. La donna arriva a Dio: che hai fatto Eva? Il serpente, non lei, il serpente mi ha fatto peccare. Anche lei accusa. Nessuno sa prendere la propria responsabilità. Ho sbagliato. No, quell'altro è stato. Tante confessioni fanno ridere a volte. Perché uno si confessa e dice: me l'ha fatta scappare la bestemmia. I figli che mi hanno fatto scappare la bestemmia. Cioè, la colpa era, io non ho bestemmiato io, però la colpa era loro che mi hanno fatto scappare. Ho detto la bugia, però ci voleva. Quando ci vuole, ci vuole. Quindi non potevo non dirla. E quindi non è la colpa mia. L'ho fatto, il peccato, ma non ho colpa. Questa è un'autoassoluzione delle persone che si confessano evitando la propria responsabilità. Se ci sta la responsabilità è di qualcun altro. E scusate, è che io non voglio andare più delle 10, quindi sono già le 10, quindi fermiamo qui per questa catechesi. E quindi questo voglio dire, riassumo semplicemente, quindi il peccato originale abita nel cuore di ciascuno di noi ed è il fondamento di tutti i peccati che facciamo, anche di un semplice pensiero cattivo o impuro. C'è tutto questo meccanismo del non credere più che Dio ci ama, non sperare più nulla di buono da Lui, non vivere più di amore verso di Dio e verso gli altri. Ecco, allora, questo peccato che si manifesta nell'avarizia, con le guerre, con tutte le forme del male che esistono oggi nel mondo, personale, familiare, sociale, è una cosa così tremenda che una legge, grazie, non poteva sconfiggerlo. La legge data da Dio attraverso di Mosè sul Monte Sinai non poteva impedire agli uomini di peccare, perché la legge dice: per la paura della punizione, non uccidere, se uccidi sarai ucciso, la sedia elettrica o la puntura velenosa, punizione letale. Ma quando uno odia, uccide e spera di farla franca, poi ti beccano, sede elettrica. Ma non cambia il cuore, non provoca una conversione, un ravvedimento, un pentimento, un cambiamento da cattiveria in bontà. Non ha potere di far questo la legge. Per cui la legge di Mosè, i 10 comandamenti, non solo non sono serviti per far diventare da peccatori a santi i membri del popolo di Israele, ma li hanno pervertiti, perché ciò che è proibito attira ancora di più di una cosa che non è proibita a farla, scatena la forza del peccato che è in ciascuno di noi e ci fa peccare ancora di più. Per togliere i peccati dal mondo occorreva che scendesse dal cielo il Figlio di Dio, fatto uomo, in Cristo Gesù di Nazareth, e Lui, amato dove noi non amiamo, ha creduto laddove noi non crediamo, ha sperato laddove abbiamo perso tutte quante le speranze, e mettendo in noi il suo Spirito Santo ci dà la vita nuova e la capacità di essere veri figli di Dio. In piedi. Ti preghiamo Dio Onnipotente affinché noi, coscienti della triste realtà del peccato, alziamo gli occhi al cielo per invocare la tua misericordia, la tua potente salvezza che si chiama Cristo Gesù. Ti preghiamo Dio Onnipotente perché il Santo Spirito che abitava nel cuore di Gesù Cristo tuo Figlio abiti anche nel nostro, e che ogni peccato diventi santità, ogni vizio virtù. Scenda la bendizione di Dio l'Onnipotente, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.